altro nuovo eletto è il vice sindaco di Scholze, comune della collina torinese che ha i suoi problemi con Smart. Gli diamo la parola, poi la consigliera Arteso, approfitto citare Arteso perché vedo che quello che avevo prima rispetto al comune di Torino non era esatto, non solo c'è la consigliera Albano, ma c'è anche la consigliera Marina Policino, che è sempre stata un amico dell'acqua pubblica, tutte e due consigliere comunali di Torino in maggioranza, che hanno già appoggiato le nostre battaglie, anche se Torio. Grazie per l'invito, io sono un pessimo oratore, quindi desidero e ho preparato il mio bel fogliettino così da poter leggere e non fare troppi errori. Quello che dirò riguarderà la nostra esperienza passata, nel senso che in 5 anni abbiamo fatto la nostra piccola battaglia per quel che potevamo, e però credo che rappresenti sia uno specchio di quello che più o meno succede un po' a tutti i comuni, specialmente nei piccoli, che appunto, come si è detto in questa sala, vengono spesso non considerati. Quindi vorrei portare alla vostra attenzione due temi legati fra di loro. Uno che riguarda certo una minoranza, sta a cuore a molti, soprattutto a quelli che pagano un servizio che in realtà non hanno e forse non avranno mai, ovvero la quota in bolletta relativa alla depurazione e allo smaltimento delle acque nere, seppur non abbiano la possibilità o non siano lanciati alla rete fognaria. Sono amministratore di un piccolo comune della collina torinese, di Scholze, poco meno di 1500 abitanti, di cui il 70% delle utenze non è allacciato alla rete. Abbiamo un territorio collinare piuttosto esteso, circa 11 km quadrati, per intenderci come Bordero, San Mauro, Artignano più o meno. Sappiamo che come Scholze diversi altri comuni hanno la stessa problematica, magari in proporzioni diverse, però esiste. In sostanza la SMAT fa pagare in bolletta un importo per la depurazione delle acque reflue sulla base dell'intero consumo idrico, anche a quelle utenze non allacciate alla fognatura, ma bensì ad una propria fossa biologica, anziché sulla base della quantità di fanghi conferita al depuratore. La SMAT afferma candidamente di attenersi alle regole fatte dal lato 3, regole che anziché stabilire un'apposita tariffa per lo smaltimento dei fanghi, ha previsto la gratuità del loro smaltimento in SMAT a fronte però del pagamento dell'intera quota di depurazione delle acque reflue, come se l'utente fosse allacciato. Ti faccio scaricare gratis i fanghi, in cambio mi paghi per intero la bolletta, anche se non sei allacciato. Semplice, perfino banale. Ovviamente alcuni cittadini non sono esattamente allineati con questa visione e in qualche modo si sono fatti sentire, tant'è che ci sono alcuni processi in corso da dipanare, per dipanare appunto questa complicata matassa. Conosco personalmente una famiglia scioltese che è in sala e che da anni è alle prese con questa battaglia su di carte bollate, sentenze, ricorsi, e che certamente ha avuto una sentenza favorevole della Corte di Cassazione, recentemente ha avuto questa sentenza. Non sono un esperto in materia, ma mi pare di capire che la Cassazione abbia annullato la decisione del Tribunale di Ivrea, favorevole a SMAR, che sarà pertanto in futuro chiamata a verificare la legittimità di tale determinazione tariffaria, che a dire di qualcuno palesemente è contraria alla legge. Ci auguriamo che la nuova sentenza possa maggiormente tutelare queste preso dal sito del lato 3 al piano d'ambito aggiornamento periodo 2016-2003 al punto 4.2 servizio di fognatura, viene riportato come la copertura attuale del servizio di fognatura risulta pari al 97% della percentuale di abitanti serviti rispetto al totale degli abitanti residenti, quindi si parla dell'intera area soggetta SMAR. Si comprende bene che come il 3% sia poca cosa rispetto al 97% di utenze servite, ma proprio per questo riteniamo importante agire su questo 3% non ancora allacciato, costruendo nuovi tratti di fognatura, oppure, dove non possibile, intervenendo sulla tariffa. Già, nuovi tratti di fognatura, un altro bel argomento. Però non vi sto a raccontare cosa la Regione Piemonte, che non è legge, che ha stabilito, le autorità d'ambito, eccetera. L'autorità d'ambito
numero 3 torinese, un'associazione con circa 300 comuni, più di 300 comuni, ricomprese nel territorio della città metropolitana. Rappresenta l'ente di governo d'ambito cui è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Tra le finalità e funzioni dell'autorità d'ambito, in conformità con gli atti istitutivi, rientrano anche l'adozione del programma delle infrastrutture. Fra la Totre e i comuni, ovviamente, è stata stipulata una convenzione che cita articolo 3, finalità e funzione. Adozione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione di altre dotazioni necessarie, eccetera, eccetera. Articolo 5, determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione, destinazione dei proventi tariffari, eccetera, eccetera. Articolo 4, obiettivi e criteri operativi. L'azione dell'autorità d'ambito sarà improntata ai seguenti criteri di ordine generale nell'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato sul territorio di competenza: miglioramento e omogeneizzazione del livello del servizio standard qualitativi e quantitativi, affidabilità, estensione della disponibilità agli utenti, effettiva rappresentanza dell'interesse economico degli utenti nella regolazione della tariffa, che dovrà essere la minore e più omogenea possibile, compatibilmente con gli obiettivi, eccetera, eccetera. Articolo 16. Informazione e consultazione. Qui ritorniamo un po' a quello che si diceva prima, in cui i comuni dovrebbero sapere, dovrebbero agire. Spesso i comuni non sanno, Poi, come giustamente diceva Diego prima, specie per i piccoli comuni, qui ci tocca fare cantoniere, e il tempo per andare a guardare le carte a chi ha le competenze per farlo, perché poi bisogna avere anche le competenze per leggere un bilancio smart e saperlo fare, specie nei piccoli comuni, ma non perché siamo più stupidi, semplicemente perché siamo dei volontari che prestano alcuni anni della nostra vita al servizio per quel che riusciamo a fare al servizio della nostra popolazione. Dicevo, informazione e consultazione. Agli enti locali partecipanti, all'autorità d'ambito e agli utenti dovrà essere garantita un'esauriente informazione in merito al funzionamento e ai programmi dell'autorità, nonché idonee forme di consultazione e la facoltà di sottoporre all'autorità proposte e pareri su situazioni interventi. Rapporto fra enti territoriali e i loro rappresentanti nell'autorità, quindi i sindaci delle varie aree nominano un loro rappresentante che va poi al lato. Il rappresentante dell'autorità d'ambito nelle comunità montane e delle aree territoriali omogenee provvedono a consultare gli enti locali da cui sono stati espressi sulle deliberazioni, almeno quelle più rilevanti, nelle forme stabilite. In particolare provvedono a consultare preventivamente gli stessi enti locali almeno sulle seguenti deliberazioni: approvazione del programma di attuazione delle infrastrutture e degli investimenti, determinazione delle tariffe, eccetera, eccetera, ce ne sono altre. Inoltre l'allegato A della convenzione, fognatura, estensione dai centri abitati principali a quelli minori della rete fognaria, con progressiva separazione delle acque bianche e quelle nere. Questa mi sembra che sarà molto via. Comunque, proviamoci. Criteri operativi. I comuni e le province, le comunità montane, si impegnano affinché le autorità d'ambito conformi il suo operato ai seguenti criteri. Le scelte di competenza dell'autorità d'ambito dovranno essere effettuate mediante la ricerca del massimo consenso fra gli enti associati, e con particolare puntuale attenzione ad evitare nel modo più assoluto il formarsi di situazioni di sperequazione e o di prevaricazione di sorta fra gli enti componenti dell'autorità stessa. Queste sono tutte cose che si possono leggere tranquillamente sul sito dell'ARPA. Alla luce di questo bel elenco di norme e di buoni propositi, desidero raccontarvi brevemente cosa ci è capitato nel passato mandato. Voi sapete che sul sito dell'ARPA, alla voce interventi, trovate cronoprogramma degli interventi. C'è una bella tabellina giallina,
sempre per parlare di Scholz, ma ripeto, se ognuno va a cercare i propri e se qualcuno è stato così fortunato da stamparsi i vecchi cronoprogramma, vedrà che sono stati snelliti sensibilmente, e, ma soprattutto hanno appunto tolto diversi interventi. Per quel che ci riguarda, ve lo cito come esempio, ma credo che sia un esempio che possa calzare a tanti paesi. Trovo il programma di intervento 2014-2017. Rispetto all'attuale ce n'è stato un di mezzo, periodo 2016-2019, che era ancora diverso dall'attuale e portava una serie di interventi che varia in base ai cronoprogrammi. Io ripeto, parlo del nostro territorio, quindi del mio comune. Prima erano 10, poi sono diventati 6, sono ridiventati 9, ammesso e non concesso che questi interventi poi vengono fatti, perché sono messi lì in una bella tabellina, ma non è detto che siano poi attuati, perché c'è sempre una scusa. Diciamo che i due cronoprogrammi si differenziano profondamente fra di loro. Io ho preso in considerazione il nostro comune, ma sicuramente vale anche per gli altri. Quello che più ci ha infastidito è stata l'eliminazione di un'importante opera fognaria per il nostro territorio, che riguardava l'allacciamento di abitazioni in diverse frazioni. Quindi prendeva una valle e 6 frazioni e arrivava praticamente al centro storico. Ho pensato bene di toglierlo, 910.000 euro, quindi cifra così impossibile per smart. Pensato bene di toglierlo senza né avvisare, non ci ha avvisato la smart, non ci ha avvisato l'ato, e quindi insomma questa cosa qua non è che sia proprio, ci sia piaciuta molto. Quindi, e diciamo anche che questo intervento di cui stiamo parlando era inserito con codice di priorità secondo il cronoprogramma B, ovvero approvato progetto definitivo esecutivo, interventi urgenti programmati e no, lettera numero 3, ovvero interventi non previsti nei programmi degli investimenti precedenti, ritenuti urgenti e inderogabili dal gestore d'ambito e dal comune e confermati dal gestore d'ambito con adeguate motivazioni. In data 21-12-2015 la conferenza d'autorità d'ambito ha adottato l'aggiornamento del piano 2016-2033 e del rapporto ambientale. La normativa prevedeva da parte dei comuni di presentare le proprie osservazioni in merito, ovviamente scoprendo che non c'era più quest'opera sul nostro territorio, cosa che abbiamo fatto. E quindi è stato fatto questo passaggio, però non abbiamo ricevuto praticamente risposta né dal nostro delegato in autorità d'ambito né dal lato 3 stessa e né dalla SMART. Ma tutti con i propositi dove sono andati a finire? Provvedono a consultare preventivamente gli enti stessi locali, almeno per approvazione, ok? Ma non è successo assolutamente nulla. Ricordo che l'aggiornamento del piano d'ambito 2016-2033 fissa tra gli obiettivi come punto 5 la necessità di garantire adeguati livelli di servizi, monitorare l'estensione del servizio di fognario, eccetera, eccetera. Quindi questo è stato completamente ignorato da tutti. Quindi anche la possibilità dei comuni di poter intervenire è molto difficile, anche noi siamo 0,000, quindi sì, ci accolgono, ci fanno parlare, ma poi in realtà non ne frega niente a nessuno. Penso che chi amministra deve prendere coscienza innanzitutto del rapporto con i rappresentanti in atto, che, lo dice la parola stessa, si rappresenta e non decide per noi, pretendere un'informazione costante, una consultazione preventiva. Troppo spesso riceviamo una comunicazione di SMS già avvenuta, quindi no, fare pressione all'altro affinché anche questo 3% non lasciato la fogna abbia almeno un trattamento economico diverso. Non credo che eliminare l'addebito del costo della depurazione a quel 3% di utenze, quelle non allacciate, possa incidere sensibilmente sui bilanci smart. Almeno da non tecnico non lo credo e sarebbe alquanto preoccupante se lo fosse. Vi ringrazio per l'attenzione.